Siamo qui a Villa Badoera. Io sono il direttore artistico di una manifestazione straordinaria come la Biennale d'Arte Contemporanea in Veneto. È stata inaugurata ieri, 18 aprile, e ci sono state le personali dei maestri più importanti che abbiamo in Italia. Giuseppe Menozzi, Mauro Capitani, Domenico Conforte, che dopo vedremo, Andrea Pirani, abbiamo Pietra Barrasso, abbiamo Alessandro Trani, Alessandro Giorgi e abbiamo Franco Gervasio, oltre ad un'opera storicizzata di Sergio Scatizzi. Quindi grandi mostre, grandi importanti. L'ospite d'onore, l'unico straniero ad essere stato scelto per essere dentro le architetture, gli affreschi di una villa straordinaria che è la Villa Palladiana per eccellenza, Villa Badoera, l'unico straniero ad essere stato selezionato per questo impegno istituzionale, nato dalle istituzioni del Veneto, organizzato da Art Project di Claudio Biondani, diretto da sottoscritto da Gianmarco Puntelli, è stato il maestro Alexander Kaneski, che è qui dentro Villa Badoera, in due sale, con dei giganti straordinari, con delle pitture straordinarie che ci ricordano la presenza di anime nella storia. Il bello del maestro Alexander Kaneski è che senza di lui la Biennale d'Arte Contemporanea in Veneto non sarebbe stata la stessa, perché si tratta veramente di un artista che ha portato quel senso di internazionalità e quella capacità unica al mondo di saper unire la capacità del racconto con la pittura vera. Ieri Mauro Capitani, Giuseppe Menozzi, Alessandro Trani e tanti altri artisti si sono avvicinati. Prego, tanto ci sono dei visitatori. Prego. E ci sono dei visitatori qua a Villa Badoera, appena aperto, e già la gente sta arrivando a vedere la Biennale d'Arte Contemporanea, di cui sono state scritte pagine di quotidiani, oltre aver fatto la pubblicità su Arte Mondadori il numero 500 della collezione e la pubblicità su Arte In, dove Alexander Kaneski è anche in copertina fra gli artisti che stanno andando verso Expo, perché Alexander Kaneski è stato uno dei due stranieri selezionati per la mostra nata nella piattaforma culturale che affianca la fiera dell'alimentazione di Expo 2015, cioè Expo in città, nella mostra L'Arte e il Tempo dal 10 giugno al 30 giugno in Piazza Duomo, Via dei Mercanti a Palazzo dei Giure e Consulti, con i più grandi artisti italiani che in questo momento frequentano i mercati internazionali. E quindi accanto ad Alfonso Borghi, accanto a Talani, accanto ad Alinari, accanto a Possenti, ci sarà il maestro Alexander Kaneski, che rappresenterà un'icona straordinaria della storia dell'arte. Quindi un maestro che all'interno di quella mostra milanese, nata da un'idea della professoressa Giulia Sillato e diretta dal sottoscritto Gianmarco Puntelli e da Giulia Sillato, ci sarà Alexander. Ma proprio per questo, mentre fra pochi giorni, fra poco più di 10 giorni, partirà Expo 2015 a Milano, qui a Villa Badoera in Veneto, a pochissimi chilometri da Milano, c'è una personale straordinaria, perché Alexander è davvero l'unico maestro al mondo che ci può unire una capacità assolutamente visionaria e con una capacità di indagine fortissima, e il fatto di essere un pittore vero. Ne parlavamo ieri con Mauro Capitani, un pittore vero perché con una capacità e con quei riverberi assolutamente rinascimentali ci narra la reale essenza di quelle che sono episodi di sacre scritture, di miti, di storie. Quindi Alexander Kaneski, un grande narratore nella storia, qui a Villa Badoera, nella villa di Palladio, dell'architetto Palladio, in mezzo agli affreschi, i suoi giganti, visti da centinaia di persone ieri, per poter ancora una volta usufruire della straordinaria arte di Alexander Kaneski in Italia. Grazie Gianmarco. Per me due storie della storia di umanità più
di Milano, di Firenze, attraversando un territorio della Invenne. È una figura molto, molto, molto dispettosa, molto vecchio, nella mantua nero, attraversato sulla neve. Il Duca Stato è chiesto: che fare? Che fa? Che fa? Figura aperta, faccia più larga. 89 anni. Maestro, dove? Dove andiamo? Maestro, alla scuola. Perché? Per studiare. Seconda storia, la storia di questa grande uomo del nostro tempo, Gerardo Contreras, narrata da Gerardo Contreras madre a me, quando Gerardo Contreras finito scuola, Gerardo arrivato a sua casa e dice a sua madre: mamma, io sono molto triste. Perché? Mamma ha chiesto. Perché, mamma? Scuola finita. Mamma dice: oh, vai Gianmarco alla mare, giocare con ragazzi. Gianmarco dice, no mamma, io stato leggere. E dove Gianmarco mangia e leggere. Grazie. Questa scuola fa grandissime figure di storia di umanità.